Buongiorno, parliamo oggi dei morfotipi, cioè entriamo nello specifico della cronomorfodieta in riferimento alle morfologie dei vari individui. Abbiamo già accennato che i morfotipi fondamentalmente sono tre: iperlipogenetico, ipolipolitico e misto, e ognuno di questi richiede un approccio alimentare e di attività fisica differente e personalizzato. Partiamo dall'iperlipogenetico. Perché partiamo da questo? Perché ritengo che sia forse quello più interessante, perché è quel morfotipo che richiede un approccio dietologico che è differente da quelli che normalmente sono considerati essere dei dogmi e che sono addirittura delle cose scontate per la maggior parte di noi. Faccio un esempio. Credo che quasi tutti abbiano presente il concetto che per dimagrire è meglio non mangiare i carboidrati alla sera, quindi mangiare i carboidrati nella prima parte della giornata e le proteine alla sera. Da cosa, diciamo, deriva questo concetto? Deriva dal fatto che in effetti in una civiltà prevalentemente di tipo agricolo, o ancora di più l'uomo cacciatore-raccoglitore, nella prima parte della giornata svolgeva la maggior parte dell'attività fisica, che comportava un consumo di calorie che normalmente viene proprio dall'utilizzo dei carboidrati a scopo energetico. E di conseguenza era logico mangiare nella prima parte della giornata soprattutto carboidrati che poi venivano consumati e riservare le proteine alla sera che servivano per costruire e per mantenere la massa muscolare. Viceversa, oggigiorno la maggior parte di noi non fa un'attività fisica che comporti un consumo calorico particolare, ma fa un'attività fisica di tipo sedentario. E la cosa che distingue invece l'uomo moderno dall'uomo primitivo o anche dall'agricoltore è il grande livello di stress che tutti noi oggi dobbiamo affrontare. Perché? Perché ci sono degli ritmi di vita frenetici, perché il lavoro è estremamente competitivo, perché ci sono tantissime problematiche che un tempo invece non esistevano. Ebbene, allora in questa situazione l'ormone che viene secreto in maniera maggiore è proprio l'ormone dello stress, il cortisolo. Il cortisolo ha una funzione di emergenza e serve proprio a dare energie in situazioni particolari, come appunto uno stress acuto, dove si ha bisogno di energia immediata per difendersi, per esempio, da un'aggressione di una belva. E come fa il cortisolo per dare energia? Il cortisolo è un ormone che alza la glicemia, quindi aumentando il livello di zuccheri nel sangue, l'individuo ha più energia per reagire alla situazione. Il problema è che questo innalzamento della glicemia avviene anche a discapito delle proteine, cioè il cortisolo distrugge i muscoli e li trasforma in zuccheri. Però in una situazione di stress acuto questo ha un suo significato. Ovviamente una situazione protratta di stress cronico invece alla lunga porta a una perdita di massa muscolare e questa glicemia elevata dovuta appunto ai livelli di cortisolo particolarmente alti fa sì che venga stimolato anche un altro ormone che è l'insulina. Come fa l'insulina a abbassare la glicemia? Spinge gli zuccheri all'interno delle cellule. Ma dove più facilmente? Anche all'interno delle cellule adipose, dove gli zuccheri vengono trasformati in grassi. Ebbene, allora torniamo al nostro iperlipogenetico, che è appunto un individuo che, avendo una predisposizione ormonale particolare, per cui un individuo che ha una risposta agli eventi stressanti, soprattutto di tipo surrenalico, cioè la sua ghiandola dominante, le surrenali, produce molto cortisolo. Producendo molto cortisolo ed essendo il ritmo circadiano del cortisolo particolarmente elevato al mattino, come in parte è normale che sia, perché al mattino quando una persona si alza tendenzialmente ha bisogno di energia e il cortisolo serve a dargliela. Ma in questi individui che hanno già questa predisposizione ad avere livelli di cortisolo elevati, il cortisolo sarà ancora più elevato, di conseguenza la glicemia ancora più elevata. Ebbene, se noi a questo punto, dato che abbiamo già una glicemia elevata per livelli di cortisolo elevati, facciamo una colazione, magari col cappuccino zuccherato e brioche, o una fetta di torta, o i biscotti con il latte, tra l'altro il latte, anche se eventualmente può avere un indice glicemico basso, ma un indice insulinemico alto, cioè stimola a sua volta l'insulina in maniera notevole,
noi avremo un picco di insulina che farà sì che il glucosio, che è quel zucchero presente nel sangue, che appunto che regola la glicemia, andrà a finire nella cellula adiposa e ingrasseremo. Dove? Soprattutto a livello addominale, perché appunto l'insulina e il cortisolo hanno un effetto permissivo riguardo l'accumulo del grasso prevalentemente a livello della zona addominale, soprattutto all'interno dell'addome, cioè il grasso viscerale, che è quello tra l'altro più collegato a un maggior rischio di malattie cardiovascolari. In pratica come ci dobbiamo comportare con questo individuo? Ebbene, senz'altro non dobbiamo dargli un'alimentazione appunto ricca di carboidrati al mattino e cercare di dargli solo le proteine alla sera, perché le proteine, come abbiamo già detto nel video precedente, hanno degli amminoacidi che sono dei precursori dell'adrenalina, della noradrenalina, e di conseguenza mangiando proteine alla sera aumenta il tono adrenergico, aumenta l'agitazione, aumenta il livello di stress, e quindi questa persona non riuscirà poi a rilassarsi e a dormire tranquillamente. Quindi cosa succederà? Che magari si alzerà di notte, aprirà il frigo e mangerà un vasetto intero di Nutella o un pacchetto di biscotti. Quindi è senz'altro meglio per questo individuo fornire il giusto quantitativo di carboidrati alla sera, proprio perché abbiamo visto che i carboidrati favoriscono la produzione di serotonina, che è un ormone rilassante, che è un ormone che favorisce il sonno fisiologico, e quindi in questa maniera questo individuo più facilmente riuscirà a seguire un protocollo alimentare a lui più idoneo. Tradotto in termini pratici, cosa significa? Significa che al mattino bisogna fare una colazione fondamentalmente ricca di proteine, e anche però dove devono essere presenti i carboidrati in quantità non eccessive, ma in quantità giuste, perché il carboidrato, oltre che dare energia, automaticamente regola la produzione del cortisolo, perché è ovvio, se il cortisolo serve ad alzare la glicemia, nel momento in cui io apporto dei carboidrati che un po' la alzano, automaticamente tendo ad abbassare i livelli di cortisolo, ma se ne assumo troppi, allora c'è contemporaneamente la glicemia indotta dal cortisolo e quella dei carboidrati, abbiamo un'iperglicemia che stimola l'insulina che ci fa ingrassare. Quindi un minimo apporto di carboidrati a basso indice glicemico, per esempio i fiocchi di avena, per fare un esempio, possono essere l'ideale, abbinate una fonte proteica possibilmente magra, e in questo caso possono andare bene anche i bianchi d'uovo, può andare bene un latticino magro, dello yogurt, senza esagerare perché abbiamo visto che i latticini stimolano l'insulina, possono andare bene anche le proteine in polvere, piuttosto che anche una colazione di tipo più nord europeo, cioè del salmone o perché no delle aringhe, che sono dei pesci grassi che però apportano gli omega 3, che sono quegli acidi grassi essenziali fondamentali sia per migliorare la sensibilità dell'insulina e quindi produrre meno insulina, ma anche perché hanno un effetto antinfiammatorio e quindi aiutano anche l'organismo nei confronti della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Malattie cardiovascolari ai quali questi soggetti sono più predisposti. Perché? Perché hanno un tono adrenergico maggiore, perché prevale il sistema simpatico, perché prevale il cortisolo, perché c'è tutta una situazione per cui questi individui appunto sono predisposti all'ipertensione, e l'ipertensione ovviamente è la prima causa che poi conduce alle malattie cardiovascolari. Ebbene, il pranzo poi anch'esso dovrà essere prevalentemente proteico: pollo, tacchino, pesce, verdure, anche frutta, limitare i carboidrati raffinati, pasta, pane, eventualmente se consumiamo dei cereali assolutamente devono essere integrali, proprio perché le fibre favoriscono un rilascio graduale e un assorbimento graduale degli zuccheri, così che la glicemia non raggiunga dei livelli particolarmente elevati. E inoltre, così facendo, mantenendo la glicemia stabile, noi evitiamo quel fastidioso
abbiocco, cioè quella sensazione, diciamo, di stordimento, tundimento mentale, quella tendenza a dormire che spesso avviene soprattutto in questi soggetti dopo il pranzo. I carboidrati invece, nella giusta quantità, devono essere forniti soprattutto la sera. Quali carboidrati? Ovviamente non il vasetto di Nutella o il pacchetto di biscotti, ma carboidrati che alzino poco la glicemia, cioè a basso indice glicemico, e quindi sono i cosiddetti cereali integrali, riso integrale, piuttosto che verdura e frutta, accompagnati sempre da una giusta dose di proteine e grassi essenziali, quali possono essere quelli che provengono dall'olio di oliva, dalla frutta secca o dai pesci dei mari freddi del nord.